Ah bello! Che hai da guardare? Prego, ti ammazzo! Trovami una legge che dica che non si possa guardare il sedere di una ragazza. Questa è la legge! Chi non si è mai trovato a posare gli occhi su una persona, magari perché è attratto dalla sua fisicità? E chi non è mai stato oggetto delle altrui attenzioni, tanto da sentirsi in imbarazzo? Cosa dite quando scoprite che qualcuno vi guarda con insistenza? Che maniaco! Ecco, secondo voi un guardone che non fa nulla di male, che non è pericoloso, che non si avvicina, ma che si limita solo a fissare, ad esempio, i glutei di una ragazza, potrebbe essere denunciato? E questo è il caso giudiziario che vi voglio sottoporre oggi. Come sempre, prima di assistere alla lite tra le parti in causa, vi invito ad iscrivervi al canale e ad azionare la campanella degli avvisi in modo da conoscere i vostri diritti e la nostra legge in modo pratico e soprattutto divertente. Se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? Immaginiamo un uomo che chiameremo Mirko, proprietario di un bar proprio sotto l'ufficio dove lavora Daniela. Mirko è attratto da Daniela al punto tale che ogni giorno, quando lei esce dal lavoro, si mette fuori dalla porta del proprio locale per guardarla. E con lo sguardo la segue fino a quando non sale sul pullman, la cui fermata, coincidenza, è proprio lì davanti. Daniela chiaramente se ne è accorta già da un pezzo e lo ha confessato ai propri colleghi di lavoro. Ha detto di sentirsi a disagio, che quello sguardo la terrorizza. La storia va avanti da mesi e Daniela non ne può più. Un giorno in cui è rimasta al lavoro sino a sera, Daniela chiede a un amico, Ettore, di fingersi il suo ragazzo per scortarla fino alla fermata del pullman, proprio perché non vorrebbe avere brutte sorprese. Quella sera, come di consueto, Mirko esce dal proprio bar per guardare l'ormai a lui arcinoto sedere di Daniela. Ettore se ne accorge e, volendo fare bella figura con Daniela, si avvicina al guardone e gli dice: «Ah bello! Che hai da guardare? Prego? Inutile che fai il finto tonto, ti ho visto! Visto cosa? Che stavi guardando la mia ragazza! E tu riesci a capire dove vanno le mie pupille? Sì, ti ho guardato attentamente! Allora sei tu che stavi guardando me! E quindi, ah bello che hai da guardare tu! Non fare lo spiritoso perché ti ammazzo! Mi stai minacciando? Solo per difendere la mia ragazza, è una difesa legittima se ci sono maniaci come te! Mi stai dando del maniaco? Ma sei folle? Sono libero di mettere gli occhi dove voglio se non do fastidio a nessuno e quindi posso vedere la tua ragazza quanto mi pare e mi piace. La legge non dice di guardare le nuvole quando passa una ragazza. Trovami una legge che dica che non si possa guardare il sedere di una ragazza. A me non me ne frega nulla, ti ho registrato, vado alla polizia e ti denuncio. E io ti denuncio perché mi hai registrato. Bene amici, se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? Sto morendo dalle risate. Pausate il video e scrivete la vostra risposta nei commenti e magari se avete qualche idea per qualche altro caso indicatemi anche questa. Intanto io adesso vi darò la risposta corretta. Veniamo agli aspetti marginali ma comunque importanti. Ettore ha ragione nel dire che può registrare la conversazione avuta con Mirko. Questa è avvenuta in un luogo pubblico, la strada, ma se anche fosse avvenuta dentro il bar si trattava di un locale aperto al pubblico e quindi la registrazione era lecita. Mirko ha ragione nel dire che Ettore lo ha minacciato dicendogli che lo avrebbe ammazzato. Non si trattava infatti di una situazione di legittima difesa, non essendo in corso una minaccia o un grave pericolo. Ma vediamo ora se Mirko poteva guardare il corpo di Daniela o meno. Fissare una donna è reato? Secondo alcune sentenze, il reato di molestia in luogo pubblico può scattare anche con comportamenti non aggressivi, come il fatto di guardare insistentemente una persona o pedinarla o magari fotografarla. Ma ciò solo a patto che ci sia un'effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, a prescindere dalle modalità con cui il comportamento viene posto in essere. Insomma, se chi guarda una persona le procura turbamento, sta commettendo reato. Naturalmente il turbamento non può scattare dopo un semplice episodio, il reato di molestie richiede una certa reiterazione della condotta. Difatti ciò che viene punito non è il posare gli occhi sul corpo altrui, ma la petulanza del gesto che genera molestia o disturbo alla vittima. Non si può però tenere conto della sensibilità di alcune persone che magari non gradiscono neanche il minimo sguardo. Ciò che conta ai fini della valutazione della gravità della condotta e quindi del reato è la percezione di una
una persona normale, la psicologia media della gente, secondo cioè il modo di sentire e di vivere comune. Ed attenzione, se la condotta è talmente grave da generare nella vittima uno stato di ansia o di timore per la propria incolumità o addirittura la porta a cambiare le proprie abitudini di vita, come nel caso di Daniela che chiede un turno diurno al lavoro per non restare sola la sera o farsi venire a prendere dal ragazzo, allora si configura il più grave reato di stalking. Ultimo aspetto, come si fa a dimostrare che una persona è responsabile per molestie o stalking? Se non ci sono testimoni, le dichiarazioni della vittima possono essere di per sé sufficienti se non sono contraddette da elementi esterni e se quindi questa viene ritenuta credibile. Occhio quindi, da domani tutti con gli occhiali da sole. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.